Rilanciare il mercato immobiliare significa ritrovare 500.000 posti di lavoro perduti in questa fase e soprattutto aiutare anche le famiglie italiane, perché passa attraverso l'abolizione dell'IMU sulla prima casa e attraverso tutta una serie di misure di incentivi fiscali e non, soprattutto una pubblica amministrazione che facciano riprendere il mercato immobiliare e quello edilizio. Oltre alla, diciamo, allo scenario generale del fatto che la casa è uguale al lavoro, che quindi non soltanto è un patrimonio delle persone, ma è del proprio risparmio di una vita, ma intorno alla casa c'è un indotto occupazionale incredibile. Io vengo da Roma ed è chiaro che per esempio tutta la filiera edilizia che adesso sta soffrendo rischia di mettere a terra più di 100.000 lavoratori romani. Nello stesso momento Righi ha posto anche il tema della valorizzazione delle professionalità e quindi per quanto riguarda gli agenti, sia la possibilità di poter essere loro stessi ancora comunque segnalatori dei migliori mutui, quindi di un rapporto fiduciario, e poi quello sicuramente di valorizzare la professione sempre di più, e tra l'altro è quello che ci chiede ormai anche un mercato internazionale che richiede sempre professionalità riconoscibili e sempre maggiormente competenti. Io personalmente e come il mio partito noi siamo sempre stati favorevoli all'housing sociale, poi ormai il tema delle smart city è un tema che per fortuna è un patrimonio di tutti. Pensiamo che per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, quindi la demolizione e la ricostruzione siano uno strumento valido per non consumare porzioni di territorio e invece riqualificare intere aree urbane. Abbiamo visto quello che è accaduto per esempio con la STU a Berlino o in altre grandi capitali italiane dove si è riuscito attraverso la trasformazione di parti del territorio non solo a valorizzare le città ma a fare un vero e proprio rilancio economico di interi settori. Io trovo interessante anche la vostra proposta, quella sull'utilizzo del non venduto a scopi di affitto e con possibilità di riscatto. Penso che sia una nuova idea interessante che potrebbe essere approfondita poi anche con sia il piano a livello nazionale che a livello locale.